molto grande perché è un 100 x 70. Questo è un sambuco, è un muretto a secco abbastanza. La baita è posizionata qui, questa è tutta una piana. È il campanello del Chignadì, è realmente. Ciao a tutti e benvenuti al canale della Baita Chignadì. Questo è un regalo bellissimo che ho ricevuto un paio di settimane fa da Francesca, Voci dal Bosco su Instagram, che seguendo il progetto Chignadì online ha deciso di donarmi questa mappa che rappresenta il terreno della Baita Chignadì, al quale abbiamo lavorato insieme perché chiaramente lei ha disegnato tutto questo da casa, da remoto, senza mai essere stata qui in Baita e giustamente aveva bisogno di una mano per capire dove erano posizionati le varie strutture che compongono poi questo terreno e questo progetto. È un lavoro bellissimo, dal vivo è assolutamente stupendo, fatto ad acquerello, ha impiegato diversi giorni, è una misura molto grande perché è un 100 x 70. Ve lo descrivo velocemente perché sono molto davvero orgoglioso e attratto da quest'opera d'arte. In questa zona del disegno è rappresentata la baita, con abbastanza fedele in termini, diciamo, di elementi, quindi ci sono le due finestre delle camere, la finestra della cucina, diciamo, soggiorno, la porta d'ingresso con la sua tettoia, la finestra del bagno, la fontana, un elemento di copertura per dei raccordi di acqua e così via. Poi qui ci sono tutte le costruzioni che vi racconto dopo. Molto molto carina. Dal 1830, perché esiste un documento ufficiale del catasto dell'epoca, datato 1830, all'interno del quale è già presente la struttura di questa oggi baita, allora stalla. Questi marroni, queste linee, sono dei sentieri interni presenti nel terreno della baita, che permettono di spostarsi in maniera più o meno comoda all'interno di questo spazio. La baita è posizionata qui, esiste un sentiero che parte da dietro la baita e va a questa piana qui in alto, questa, all'interno della quale l'anno scorso ho piantato degli alberi, 5 alberi, perché il progetto era di fare qui un frutteto. Non è comodissimo arrivarci e gestirlo, però era uno spazio che mi permetteva, diciamo, di essere dedicato a questo aspetto. E non avendolo curato su quest'anno, si è da prato riempito tutto di rovi, per cui dovrò un attimo rivedere la cosa. Questo sentiero invece parte da un altro terreno e attraversa la baita, scendendo in questa parte che è molto ripida di prato e collegandosi a quest'altro per entrare poi di nuovo nel bosco. Questo sentiero parte da qui, e entra, diciamo, nel terreno, è l'ingresso, costeggia queste due file di ulivi e arriva sostanzialmente all'ingresso della cascina.
E in ultimo appunto c'è questo che permette di arrivare dalla cascina al suo terreno, al suo bosco che ha da questa parte. Questo è un sambuco, è un muretto a secco abbastanza alto che contiene questa parte ripida di prato a favore di questo prato che invece non dico sia in piano, ma comunque molto, molto meno pendente. Queste sono le future arnie che ho chiesto a Francesca comunque di rappresentare perché ci sono due o tre cose che oggi non esistono, ma che spero esisteranno poi a breve. Tutta quest'area rappresenta il bosco che in qualche modo fa da perimetro alla baita e è delimitato da un muretto a secco molto alto qui che percorre poi il sentiero Kai, il quale parte da Pisogne e arriva fino al Monte Guglielmo, costeggiando anche il terreno del Chignadì. Quindi da qui si possono attingere, diciamo, elementi come legna o rocce o altre cose. Questo pezzo è tutto pieno di rovi e more, diciamo, e erbe selvatiche infestanti. Questo rimane prato e qui è tutto bosco e boscaglia. Questa ovviamente è la parte più ricca e dettagliata e più piena di elementi perché è quella che viene utilizzata di più. In quanto la baita è posizionata qui, questa è tutta una piana fino a questo punto, dopodiché così invece abbiamo un prato in forte pendenza, ricco anche questo di rovi e erbe selvatiche infestanti, che porta fino al sentiero, che diciamo va a finire sul sentiero. Questa è la zona appunto più ricca di elementi perché è quella più utilizzata. Abbiamo qui la baita, una legnaia attualmente piena di legna di un grande ciliegio che è crollato l'anno scorso, quattro fioriere. Lo spazio davanti è utilizzato per pranzare, insomma, accogliere persone, amici. Qui abbiamo un'area più comoda dove ci sono lo sdraio, l'amaca, l'ombrellone, eccetera. Qui l'area, diciamo, cottura perché c'è una cucina economica in muratura, un barbecue, un forno a legna. Questa è una struttura in muratura dedicata in questo momento agli attrezzi e principalmente a materiale edile che conservo qui per comodità. Invece questa piattaforma di legno con le panchine, i tronchi per sedersi non è ancora esistente, la devo costruire e spero di farlo nei prossimi mesi. Si tratta di una pedana, di una piattaforma che vorrei utilizzare, poggiata su tronchi ovviamente, che vorrei utilizzare per delle tende oppure per qualche concerto, qualche piccolo evento, qualche lettura che magari si potrebbe fare qui in futuro. Abbiamo un frutteto attualmente presente nella prima fila, quindi ci sono sei alberi qui e dietro ancora nulla. Lo pianterò probabilmente l'anno prossimo affinché rispecchi correttamente anche questa mappa. Un frutteto che comunque sta funzionando, diciamo, ha attecchito bene. C'è un camminamento, questo che vedete fatto con i sassolini, che parte dal casotto e arriva fino a quest'altro punto. Il camminamento costeggia l'orto, che è questo, che ho appena costruito, in misura di circa, diciamo, 7 metri per 7-8 metri per 5-6, più o meno. Ho fatto tre aiuole, recintate, in modo tale che gli animali, diciamo, meno prepotenti e meno forzuti possano stare alla larga, speriamo non entrino i cinghiali. A ogni modo c'è qui diciamo, una specie di recinto in metallo, abbastanza forte, però anche tutto sommato basso, sarà largo circa 60-70 cm di altezza, comunque con la rete. Questo camminamento porta fino a questa struttura in lamiera, che è un casotto degli attrezzi a tutti gli effetti, che grazie alle due falde del tetto va a riempire una cisterna da 1000 litri che è posizionata qui dietro. E nei prossimi mesi farò un tubo interrato che percorre questo pezzo e arriva fino a quest'angolo di orto, da cui poi partirà l'irrigazione. L'idea è chiaramente di fare un sistema circolare automatizzato, tale per cui la pioggia arriva qui, carica la cisterna, con il tubo si passa da questa parte. E, come dire, un regolatore automatico, un pianificatore elettronico vada ad irrigare le tre aiuole. Questo
Questa è una legnaia abbastanza grande, piena principalmente di ciocchi di castagno che prendono le intemperie come deve essere fatto per scaricare i tannini. E qui in fondo qualche maceria e così via. Quindi questo è poi tutto il prato che davvero si utilizza tanto, insomma. Le altre parti magari vengono utilizzate meno anche perché lo spazio è tanto ed è già molto faticoso e lungo e impegnativo gestire questo pezzo. Francesca, poi riempito il perimetro di quest'opera con elementi della natura, animali e vegetali che sono effettivamente presenti da queste parti, direttamente anche nel terreno della baita. Api e vespe, ovviamente, adesso provengono o da altri apiari oppure da alveari naturali. L'anno prossimo, se riuscirò, metterò delle arnie con delle api qui proprio dentro la baita. Per produrre il nostro miele. Questa è una faina che viene a trovare, una delle tante che viene ogni sera a trovarmi qui nella baita, attraverso le fototrappole che sono disposte nel bosco e in alcuni punti strategici si riesce sempre a vedere. Lei è la responsabile della distruzione di quasi tutte le piante aromatiche di questo posto. Funghi, porcini e non, presenti nei nostri boschi perché si tratta di boschi principalmente di faggi e castagno. Ci sono poi anche le salamandre, molto belle, che chiaramente si possono vedere di solito nei giorni un pochino più umidi, in particolare attraverso questo sentiero dove ci sono diversi sassi che diventano un habitat utile e comodo per questi animali. Qui Funghi ancora. abbiamo il tasso che anche lui è un animale, diciamo, a cui piace frequentare i terreni di questa baita. Lo vedo spesso, tipicamente nelle ore notturne, attraverso la fototrappola. Grande scavatore. La volpe, molto molto bella, ce ne sono tantissime e si distinguono molto, dalla conformazione della coda, della faccia, delle orecchie, attraverso i video che vengono fatti appunto dalle fototrappole. Castagni, tipicamente 5 o 6 sono castagni secolari, anche di 300 anni, alcuni innestati, e sono presenti appunto grosso modo agli angoli del terreno. Una bellissima rosa dei venti che dimostra appunto l'esposizione della baita, che appunto è principalmente a sud. E infine animali volanti, diciamo. Picchio verde, sempre presente, si sente sia il rumore del picchiettare sui tronchi alla ricerca di larve, ma si vede spesso anche nel prato. E la poiana, che di solito in coppia sorvola, diciamo, lo spazio aereo della baita alla ricerca di prede. Qualche volta si riesce a trovare anche qualche piuma, magari qualche remigante, eccetera. E a volte ho anche trovato delle piume vicino dei resti di pelo, di probabilmente lepre o qualcosa del genere, frutto, diciamo, di un combattimento tra prede e predatore. Questo è il campanello del Chignadì, realmente esistente e funzionante. E poi c'è anche questo bellissimo ragno che si chiama ragno Vespa. Anche lui trova spazi, diciamo, attorno a questo terreno. Dopo aver concluso, diciamo, il tour, che sembra quasi fatto a volo d'aquila sugli spazi e sui terreni della Baita Chignadì, l'ultimo animale sempre visibile è lo scoiattolo nei castagni qui di fronte proprio alla porta d'ingresso. E niente, adesso proviamo a metterlo in cornice e a dargli un posto d'onore all'interno di questa stanza.
Thank you.